Guardi, io non credo di aver scritto un libro sulla Cina, ho scritto un libro sulla crisi dell'Occidente, che è un problema diverso, cioè, e sulla necessità per costruire un ordine mondiale nuovo, perché quello che si fondava sull'egemonia occidentale è entrato in crisi, di un dialogo con la Cina. Certo, la Cina è il paese dei paradossi, diciamo. Il più grande paradosso della Cina è che è l'economia capitalistica oramai più potente del mondo, governata dal Partito Comunista, quindi non è un paradosso di poco conto. Quando uno vede a Davos, mentre i leader dell'Occidente predicano il protezionismo, alcuni tra essi, il capo del Partito Comunista cinese sostenere il libero scambio, Sì, è beh, diventato quasi il sacerdote della insomma. globalizzazione, Xi Jinping ormai. Esatto. Allora, però. Detto questo, la Cina è una grande potenza economica, questa è una banalità, ma è anche una grande civiltà, con la quale l'Occidente deve fare i conti. E io ritengo che in questo momento nulla sarebbe più sbagliato che demonizzare la Cina e creare le condizioni di una nuova guerra fredda. Sarebbe un danno per noi innanzitutto, non solo per la Cina.